Il nostro obiettivo è panca. Non abbiamo bisogno di arredati. Abbiamo effettivamente bisogno di considerare tutte le nazioni indiane come belligeranti. E siamo in guerra. Bentornati in Europa Universalis. Riprendiamo la nostra partita con una classica infilata di cartelli, ovvero che tutti sono usciti dalla Military Coalition contro di noi, che è un bene. Sostanzialmente entrano nella coalizione quando entriamo in guerra. Escono dalla coalizione quando usciamo dalla guerra. Allora, c'è molto da ricostruire in questo episodio, in particolare gran parte del nostro esercito che deve ancora essere trasportato a casa. Allora, cominciamo a prendere un bel advisor che ci dà il land modifier. Allora, a questo punto non ricordo prestigio. Non ricordo la tregua con Pony quanto sarebbe durata, fino al 69. No, fino al 71. Con gli Arrapao invece, abbiamo una tregua. Sembrerebbe di no. Non possiamo. Ah no, Breaking the Truce e no casus belli. Perfetto, no, abbiamo una tregua. Ci dà un bel po' di militari. Ok, questi sono già nostri soggetti, ma non possiamo comunque mandare nessuno neanche qua in realtà. Ok, questa è è la nostra Terra Nova, sì, perfetto. Quindi qua si stanno espandendo già per conto proprio le nostre colonie. Il nostro tentativo è sempre logicamente quello di arrivare dall'altra parte, dove però la costa è già stata completamente presa dagli spagnoli. Controlliamo che i mercanti siano tutti a posto e a questo punto con i nostri soldati li consolidiamo, li dividiamo in due e andiamo a... Non abbiamo logicamente abbastanza soldati. Ribelli dove esattamente? Separatisti danesi non li vedo. Continuiamo.
Allora, a questo punto volevo costruire un po' di strutture. Farei un po' di questi, un po' di workshop. Perfetto. E farei anche un po' di cattedrali. Ok, abbiamo fatto fuori il tesoretto. È scoppiata la rivolta famosa. Allora, questo aumenta Ducati o Manpower. Manpower possiamo andare in negativo? O era... Non lo so, forse era. Allora, andiamo qua. E andiamo a sopprimere i ribelli. Questi li teniamo qua. Abbiamo un'altra ribellione nelle Americhe, ma non è un nostro problema. Questo ci manda un po' in passivo, ma non è un grande problema. E ricreiamo la flotta. Ok, la flotta sembra a posto. Qua andiamo a prenderci un po' di soldi, il che dovrebbe permetterci di ripagare tutti i debiti. Allora, volevo vedere, infatti, temevo che stesse succedendo questa cosa, ovvero che non abbiamo abbastanza supporto. Ok, l'ho diviso in due in modo da no, non avere più il malus, e infatti il problema è che non stavano rinforzando le truppe che avevo già schierato e cui continuava a rimanere a zero. Ok, è quasi il 70. Pawnee abbiamo detto che è il 71, gli Arrapao. Gli Arrapao dovrebbe essere il 71 pure lui. Ok, allora, a questo punto possiamo continuare con la nostro spy network in modo da essere pronti nel 71 per la guerra. Finalmente abbiamo un po' di soldati che andiamo subito a bruciare. Defender of the Fate, cosa diventeremmo? Più un missionario, War Exhaustion meno 3, Yearly Prestige più 50. Va bene. Diventiamo difensori della nostra fede e chiudiamo così molto rapidamente la questione delle conversioni.
non ci dà anche una casus belli di essere difensore della fede? È il 71 finalmente e Pony dovrebbe essere quasi al limite della tregua. Comincia a spostare le truppe agosto. Novembre, perfetto. Dovrebbe essere finita la tregua, esatto. Dovremmo anche avere abbastanza come si dice, abbastanza punti per un casus belli, per avere un claim e a questo punto abbassiamo la velocità e con il classico casus belli di prendere territorio, se torna il nostro diplomatico naturalmente, non torna, continua a non tornare. Due cose, questo, cominciamo un dibattito per una trade company. Ok. Quindi il nostro obiettivo è Panca, non abbiamo bisogno di arredati, abbiamo effettivamente bisogno di considerare tutte le nazioni indiane come co-belligeranti e siamo in guerra. Ok. La velocità 3 dovrebbe essere più che buona, non vedo, i miei alleati stanno arrivando. L'obiettivo è già stato conquistato.
Probabilmente vedendomi muovere le truppe in questo modo, inseguendo due truppe avversarie, potrebbe esservi chiara la mia opinione sul sistema di guerra di Europa Universalis e su quello che cominciamo a sapere del sistema di guerra puramente strategico di Victoria e perché il sistema di Victoria mi attira abbastanza. Allora, conclusa questa guerra, ritorneremo a fare truppe. Advisor nel mentre va bene questo delle morale delle flotte, lo spy network non li uso tantissimo. Abbiamo altri punti che ci danno un'altra grossa idea che penso debba essere militare. Penso che sarà il caso di andare su Naval. Naval o quantity? Quantity. Abbiamo i primi due livelli tranquilli. E abbiamo anche qualche conversione da fare. Ok, Pony è presa, Arrapao è presa, Mora sembrerebbe core, Cree, no, Cree non core, Cree è abbastanza grossa come nazione, allora Arrapao penso che non possa essere, da questa parte abbiamo Inu. Va bene, cominciamo, andiamo contro i Cree. Sono una nazione bella grossa. Di università. Delle manifatturiere. Ok, Cree, no, li era i pawnee li abbiamo presi. Con questi proviamo a fare un po' di andare contro gli eserciti. Stability, sì, grazie. Vediamo se riusciamo a prenderli. E qui, effettivamente, qui potrebbe tornare utile un altro conquistadores, incredibilmente. Ok.
Qui si sta veramente ricorrendo, rincorrendo. Allora, facciamo fuori questi ribelli a Omaha e riprendiamoci Omaha. È veramente una gara in seguimenti questa. Ma spero che a questo punto siano fermi. Abbiamo se non altro presi. Non è una battaglia semplice in realtà perché sono metà di 1000. E anzi, proprio hanno vinto. E cioè male. Vediamo un leader. Oi oi oi. E andiamo, torniamo a Pony. Ok. Ora si sono un po' ripresi. Ma dovrei riuscire probabilmente a mandare fuori i Creek. I Cree. Sembra che abbiano completamente spazzato via una delle mie unità. Deve essere stata una piccola battaglia di Little Bighorn qualche anno prima. Ok, allora a questo punto qua vorremmo un altro conquistadores e cerchiamo di riprendere un po' il controllo di questa guerra che è diventata ridicola. Anche per un po' le carenze dei miei alleati, purtroppo. Adesso cominciano a chiedere una pace. Ma direi che i Cree li possiamo prendere solo con le classiche. Non sì, Louisiana. Questa è da 54, cioè si può fare di più. Allora, vediamo un po' se possiamo intanto richiedere
sostanzialmente l'occupazione totale e lì ci siamo. Diventato un altro pezzo della Terra Nova, ma non ho neanche controllato l'effetto effettivo con... Oddio, un'altra guerra contro la Francia. Va bene. Non avevo neanche finito questa guerra, allora. Vediamo di poter mandare la flotta a fare danni in piena Francia. E a questo punto io direi che qua ci limiteremo a questo tipo di strategia. Un bel blocco navale. E aspettiamo che la Francia sia un po' giù, se mai ci andrà. È effettivamente un po' in crisi economica la Francia rispetto a noi. E se la Francia effettivamente andrà giù, proveremo un'invasione. Nel mentre i Cree sono assolutamente conquistati. Sono rimaste alcune razioni da prendere e adesso torniamo a Pony, dove la guerra in realtà in questo momento viene detta contro di noi, ma è solo temporaneo. Nel mentre qua possiamo provare con questi 22.000 a risistemare il nostro esercito. Eccoci qua, non abbiamo più soldati, a piedi nudi sono tutti scappati. E potrebbe essere già il momento di provare a entrare qua. No, allora facciamo una guerra alla volta. Servirebbero le ferrovie per la strada che devo fare. Dovremmo arrivare ad avere le ferrovie prima dell'800. E di sicuro c'è il carbone. Poi logicamente le ferrovie saranno una cosa più di vittoria. Allora, questa terza nazione la possiamo anche non considerare. Allora,
Qua purtroppo la questione sta girando. E mi sa che a questo punto perché non andare a prenderci anche l'ultima nazione alleata e soggetta? Innanzitutto perché non posso attraversare tutta quella terra. Ok, 97% più che buono. Consiglio Louisiana. E questo. Eccoci qua. E la guerra con gli Arapao, più o meno con i Pawnee, è finita. Ci è rimasto praticamente solo Pawnee. Possiamo mandare al volo questi. Prima che questi stati passino tutti agli altri. Vediamo se sì. Sono riuscito a fregare il sistema. Anche se il colono arriverà tra 6.000 anni. A giudicare dal cronometro. C'è qualcosa che non funziona lì. Ok, allora, guerra in Francia sta andando bene dal punto di vista che stiamo semplicemente bloccando, e qua c'è l'inferno, 160 67, qualcosa di allucinante, 54 11, e mi sa che questa guerra non andrà bene per noi. Possiamo provare un blocco navale totale della Francia e un'invasione per sviare, ma non penso proprio che dal punto di vista dei soldati. Beh, dal punto di vista dei soldati li passiamo, dei cavalli li passiamo, dei cannoni non proprio, ma ci siamo vicini. Non so, è da provare. Adesso bisogna vedere esattamente come fare questa guerra. Nel mentre, direi che siamo già abbastanza lunghi e quindi per il momento ci fermiamo qua e comincio a ragionare su questo aspetto strategico della guerra in Francia, che spero ci porti qualcosa finalmente. Al prossimo episodio!